Leggere per crescere, book e ebook interattivi per bambini. Storie di un riccio. Ciao, io sono Riccio e queste sono le mie storie scritte per te. Le puoi ascoltare o leggere, se le vuoi solo leggere, basta che togli l'audio. Ricorda, la lettura è come mangiare un gustoso frutto, ma perché ti piaccia devi scegliere letture che ti piacciono. Ti racconto le avventure di Luma Luma, una lumaca curiosa, anzi curiosona. Se ti piace questa storia, mandami un'email o se vuoi che scrivo una storia speciale, dimmelo. Ciao e buona lettura. C'era una volta una lumaca. Si chiamava Luma Luma. Sapeva di essere un animale, ma aveva sentito parlare degli uomini. Voleva conoscerli e così si mise in viaggio. Cammina, cammina, incontrò una farfalla. Tu sei un uomo. Chiese la lumaca. Scherzi. Rispose risentita la farfalla. Là si rimise in viaggio. Cammina, cammina, incontrò un fiore. Tu sei un uomo. Chiese di nuovo la lumaca. Scherzi, rispose molto risentito il fiore. Infastidito dalla domanda, al fiore cadde dalla corolla un petalo. La pensò con la cornetta sinistra. Ma perché tutti si arrabbiano quando parlo dell'uomo? La lumaca si rimise in viaggio. Cammina, cammina, clicca Indovina chi e incontrò. vedrai chi incontrò. Allora sei tu l'uomo. Chiese la lumaca. Assolutamente no, ma perché cerchi l'uomo? Chiese questo nuovo personaggio misterioso, tutto colorato. Lo cerco perché mi hanno detto che è straordinario. Davvero? E che cosa ha di straordinario? Mi hanno detto che cammina su due zampe, che parla con la bocca e dice tante, tante parole. Che è molto, molto intelligente, più di tutti gli altri animali. Ha fatto tante scoperte ed invenzioni. Che ama gli animali e parla con loro, li tiene anche a casa e gli fa il bagno e gli raccoglie pure la cacca. Allora ho pensato, un animale che sa fare tutte queste cose meravigliose deve essere anche molto, molto buono. E molto generoso. Ma tu chi sei? Mia cara e giovane lumaca, vuoi sapere chi è l'uomo e non sai chi sono io? Io sono una lumaca proprio come te, mio caro cucciolo. Lumaca. Io sarei una lumaca.
Roba da matti. Io pensavo di essere una coccinella. Pazienza. Da oggi sarò una lumaca. E l'uomo? Che dici dell'uomo? Lo conosci? Non credere a tutto quello che ti dicono dell'uomo. È un animale come noi, ma molto, molto più strano. Un momento allegro e un altro è triste e arrabbiato. Per un momento ti carezza, in un altro momento ti tira una scarpata in testa. È l'uomo. Credimi, è meglio essere una lumaca. Io sto scappando proprio da un uomo cattivo, almeno per me che sono una lumaca. Ma che mi dici? Mi hai spaventato. Guarda, ho cambiato colore alla casina per la paura. Raccontami la tua storia. È una storia lunga, molto lunga, e adesso sono stanca, molto stanca. Andiamo a casa. Domani ti racconterò la mia avventura. E così, Luma Luma insieme a... Ma come si chiama questa nuova amica lumaca? Beh, non ha importanza. L'importante è che tornarono sane e salve alla loro piccola casa nel bosco. Clicca su di noi per mandarci a casa. Nel bosco tutti gli animali hanno fatto una grande festa a Nonna Lumaca.